Davide Masetto, meglio Masa, ha questa particolarità, cioè il saper attingere da una tradizione grafica e innestare in questa tradizione quelle forme contemporanee, quelle grafie che noi possiamo quasi individuare quotidianamente sui muri, sulle strade, che accompagnano la contemporaneità. L'ho ritrovato come artista che diciamo esponeva le sue opere in contesti prestigiosi, ufficiali, come il Museo del Senedese a Vittorio Veneto, Palazzo Biglias a Cile. E ho avuto poi la notizia che nel 2014 è stato insignito del premio Pro Arte 2014 di New York nell'ambito della sezione Cultura Italiana e come giovane artista. E quindi felicemente oggi mi trovo in quello che è il suo mondo, il suo studio, che ci parla davvero del suo linguaggio, ci parla delle sue opere. Opere che sono, a mio avviso, singolari, uniche. Le mie immagini, le mie figure fondamentalmente hanno un grido dentro se stessi, che è il grido della gioventù, è il grido della ricerca della bellezza, della ricerca della felicità, che si esprime soprattutto in questi volti, soprattutto con gli occhi. Non c'è tanto il corpo, non c'è la bocca che parla, ma ci sono gli occhi, molto spesso vuoti, ma che sono pieni di domande che necessitano risposte. Ecco, prevalentemente questo. Noi stiamo visitando gli spazi privati degli artisti, i loro studi e dove loro effettuano i loro lavori. Però c'è stata espressa anche l'esigenza di spazi pubblici dove mostrarsi, dove avere la facilità di comunicare quello che si sente al pubblico. Tu cosa ne pensi della situazione a riguardo tra le zone di Conegliano e Vittorio Veneto? Io penso che per quanto le amministrazioni pubbliche provino, tentino a fare qualcosa per l'arte, non è mai abbastanza. L'arte è sempre e sarà sempre, secondo me, sottovalutata, soprattutto in Italia. Nel nostro contesto ci sono molte strutture abbandonate o che non hanno un uso pubblico, che secondo me potrebbero essere, con una spesa minima, adibite a sale evento o studi per giovani artisti che non hanno la possibilità di avere uno studio o di mostrare le loro opere. Il Covid ha sicuramente bloccato il mio mondo, il mondo dell'arte, come tutto il resto. Avevo diverse strade aperte con delle gallerie per esposizioni anche all'estero e tutto questo è rimasto un po' sospeso in un limbo. La speranza che tutto riprenda non manca. Le opere di Masa sono riconoscibilissime, innanzitutto per le immagini ricorrenti. Lui ama soprattutto la figura, una figura che è scarnificata, che è, se vogliamo, ridotta al limite, fortemente sintetizzata, ma proprio per questo personale e, ripeto, riconoscibilissima. La maggior parte delle sue tele o dei suoi cartoni, perché ricordiamo che Masa lavora sia su un supporto di tela, ma anche spesso su cartoni compensati, su materiale quindi riciclato anche. Ecco, la figura ricorrente, questa figura di queste teste che pullulano, teste staccate dal corpo, sono figure senza gli arti superiori e gli arti inferiori e urlano. È diciamo costante questa immagine delle bocche spalancate, degli occhi quasi senza iride, che forse lanciano un grido di protesta. Ci suggeriscono anche questa idea di disumanizzazione, perché la testa staccata dal corpo, come se non fossimo magari esseri pensanti, come se fossimo soltanto parti di un ingranaggio, di una potente macchina che un po' ci trasporta, che un po' determina anche le nostre reazioni, le nostre impressioni.
A volte però bisogna anche aggiungere questo: Masa si apre a delle suggestioni poetiche, liriche, e allora quelle teste che in alcune occasioni hanno i capelli aggrovigliati come se fossero meduse, che ti rendono pietra nello sguardo, ecco, accanto a queste forme, se vogliamo, più urlanti, a queste facce, a questi volti più cruenti, aggressivi, di un'aggressività che è anche primitiva, che è barbarie, accanto a questi ci sono anche immagini stupende di figure femminili liriche, poetiche, con i fiori tra i capelli. Perché non dimentichiamo che Masa è un artista, ma un artista che ama molto la natura, un artista che trascorre gran parte della sua vita fuori, tra i boschi, è appassionato di funghi, appassionato di pesca, infatti un'altra figura ricorrente è il pesce, l'acqua, e quindi in questo suo mondo davvero emerge questo universo in cui si fa anche fatica a distinguere i vari regni, regno umano, regno animale, tutto viene per così dire coinvolto, viene per così dire avvolto, meglio, dal suo segno, un segno sempre fortemente espressivo, grafico, dai contorni marcati, un segno che annuncia proprio quella volontà di buttare fuori, di, come dice la parola latina, esprimere, no? Sulla tela o sulla carta o sul compensato, diciamo su qualsiasi supporto, questa sua urgenza interiore.